Avano Terme, 20.000 abitanti e 2 milioni di presenze all'anno. Anche questa città, come Padova, è ritenuta un luogo sensibile. Già in altre occasioni avevamo visto il meccanismo di protezione muoversi blindando le manifestazioni e le zone sensibili. Ma quanto è probabile un attacco alle terme? Ne abbiamo parlato con la candidata Sabrina Talarico. Allora, noi pensiamo che ciò che è successo a Londra in realtà non abbia delle ripercussioni su Abano, perché è vero che noi siamo una città turistica e facciamo 2 milioni di presenze all'anno, quindi sono tante, quindi saremo appetibili, diciamo, al terrorismo, a idee di attentati, però è chiaro che insomma siamo lontani dalle destinazioni più importanti, quelle strategiche, quelle che, su cui si teme si possano presentare questi problemi. Tuttavia noi riteniamo come amministrazione comunale chiaramente di dovere incrementare tutto quello che riguarda i servizi d'ordine, quindi i sistemi di sicurezza sul territorio, questo a tutela dei turisti e a tutela dei cittadini, con anche ovviamente il potenziamento di telecamere, con l'istituzione dei varchi elettronici, con delle app anche che vengano, che possano essere utilizzate dai commercianti ma anche ai cittadini, che consentano di segnalare le situazioni o i movimenti sospetti sul territorio. Il controllo del territorio per noi è un tema molto importante, perché noi, avendo fatto molti incontri nei quartieri, abbiamo capito che il tema della sicurezza è proprio quello in assoluto più sentito in questo momento, più della crisi sociale, economica, più dei problemi legati, non so, all'assistenza agli anziani, ai giovani, insomma tutte le problematiche che una città può avere, quello della sicurezza viene sempre messo al primo posto. Quindi questo significa che c'è un reale pericolo o comunque percezione del pericolo, e noi dobbiamo rendere la nostra città sicura, ripeto, per i turisti e per i cittadini. Swiss Chamber Channel News, Abano Terme.